iniziamo a realizzare il contouring, che è la parte più importante di questo make-up. Andiamo a delineare le zone d'ombra e successivamente andiamo a delineare le zone di luce. È un lavoro molto lungo, infatti per realizzare questo make-up ho impiegato 3 ore. Vado ora a definire le mie sopracciglia con un pennello molto sottile e anche le rughette d'espressione. Parte molto importante e fondamentale di questo make-up è la barba, quindi vi consiglio di realizzarla sempre con un pennellino molto sottile e un prodotto per sopracciglia, o appunto un prodotto in crema che sia della tonalità simile ai peli della barba. Quindi vado a definire tutti i dettagli e più dettagli realizzate e più l'effetto finale sarà più realistico. Vado a disegnare la barba nelle zone in cui naturalmente essa cresce, quindi non solo sul viso ma anche sulla parte inferiore del viso, quindi nella parte sotto il mento. È molto importante anche andare a realizzare il pomo d'Adamo. Ricordate che per questa tipologia di make-up i dettagli sono molto importanti. Vado dunque a realizzare delle rughe di espressione anche sulla fronte e vado anche ad effettuare un contouring sugli occhi. Passiamo adesso ai capelli e realizzo una sorta di acconciatura per dare il risultato di un taglio maschile. Io mi sono trasformata in due uomini diversi. Con il make-up puoi scegliere di essere ciò che vuoi, ma tu scegli di essere quello che vuoi essere. Mia madre che mi dice: sembri Michael del Grande Fratello.